Buoni segnali di ripresa dell'economia molisana nel primo semestre dell'anno. Questa mattina presso la prefettura di Isernia i dirigenti regionali della Banca d'Italia hanno presentato il loro rapporto sullo stato dell'economia regionale dopo la crisi pandemica e le notizie sono confortanti. Molise, come il resto del paese, sta avviandosi a una ripresa avviata già dalla fine dello scorso anno e che si è andata rafforzando quest'anno con il progredire ovviamente della campagna vaccinale e anche con il mantenimento di alcune politiche di sostegno da parte dell'operatore pubblico. Uno dei settori che ha mostrato una ripresa notevole anche grazie alle misure del Superbonus è quello dell'edilizia. Noi abbiamo rilevato un andamento sostanzialmente positivo in quasi tutti i comparti dell'economia regionale. Nel settore manifatturiero rileviamo un incremento dei livelli di fatturato delle imprese, in alcuni casi anche che hanno già recuperato anche le perdite del 2020. Nel settore delle costruzioni, insomma, rileviamo buon andamento nel comparto sia dell'edilizia residenziale che dell'edilizia privata. E anche nel settore dei servizi non finanziari, che è il settore maggiormente penalizzato durante il periodo dell'emergenza sanitaria, abbiamo rilevato aspetti positivi, aspetti di ripresa, sicuramente un po' più attenuati rispetto ad altri comparti. Ma si può parlare di una crisi economica già superata? Direi assolutamente di no. Pesano ancora alcuni fattori anche di incertezza, il primo ovviamente legato all'andamento del progresso delle campagne vaccinali, ma anche alcuni segnali che rileviamo da parte delle imprese di difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime. Abbiamo rilevato da parte delle imprese alcune difficoltà nell'approvvigionamento di beni intermedi. Questo è dovuto proprio forse anche all'intensità della ripresa che ha interessato un po' tutti i vari comparti. Questo sicuramente possiamo valutarlo al momento come un effetto temporaneo, ma non sappiamo ancora quanto durerà ancora questo effetto. Abbiamo poi di fronte comunque un quadro, bisogna dirlo, dove ancora è rilevante il rapporto del sostegno pubblico. Abbiamo comunque ancora un ricorso abbastanza elevato agli strumenti di integrazione salariale, le ore di cassa integrazione sono aumentate, è ancora intenso anche il ricorso alle altre forme di sostegno come il reddito di emergenza o la pensione di emergenza. Infine, come il Molise deve e può mettersi al passo con i tempi, approfittando delle misure economiche messe in azione dall'Europa? Sicuramente Molise ha tante risorse, tante opportunità e sicuramente deve cogliere tutte le opportunità offerte anche dall'avvio degli investimenti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Bisogna intervenire su quegli aspetti su cui ovviamente bisogna che il Molise insomma, si trovi pronto. Io penso all'aspetto della digitalizzazione, penso anche al processo di transizione ecologica da parte delle imprese. Ecco, tutto questo per migliorare, per innovare, per incrementare i livelli di produttività e accrescere le opportunità di sviluppo per il futuro.